benvenuti in questo nuovo Svuota la spesa. Mettetevi comode perché ho fatto una spesona mega super galattica, quindi se volete bevete una tazza di tè così magari vi faccio compagnia e vi rilassate un pochino. Allora, sono stata sia da Eurospin che al Conad. Credo che questo sia il mio primo Svuota la spesa Conad perché non ci vado spesso o praticamente quasi mai. Comunque, finalmente vi faccio vedere anche uno Svuota la spesa Conad, quindi uno Svuota la spesa diciamo diverso dal solito, però la spesa maggiore l'ho fatta da Eurospin, infatti iniziamo subito con Eurospin. Allora, io comincio a prendere le cose che mi capitano. Per prima cosa vi faccio vedere una confezione di uova, queste qui dell'Eurospin. Poi ho preso il salmone affumicato, questo qui, e ho preso vari affettati, quindi il prosciutto cotto, questo qua, fresche fette, questo è il prosciutto cotto di alta qualità, poi un altro salmone affumicato, questo qui, poi la mortadella, sempre tagliata a fette, vedete? E poi ho preso il petto di tacchino, questo qua, e poi un'altra confezione di mortadella. Poi cosa abbiamo? Il macinato, quindi la carne macinata, questa qui è mista, quindi c'è sia il suino che il bovino. Poi ho preso delle zucchine, ho preso anche i peperoni. Ho preso anche una confezione di petto di pollo, questo qua intero, che poi noi lo andiamo a tagliare e a surgelare. Poi ho preso i funghi porcini, questa confezione, questo sacchetto. E poi ho preso i gamberetti, questi qua, che sono molto molto buoni, io prendo sempre questi. Poi ho preso due confezioni di orata. Io mi ci trovo veramente bene con questa e la prendiamo ogni volta che andiamo a fare la spesa perché è veramente ottima, infatti ve la consiglio. Poi ho preso le cosce di pollo, queste qui. E poi abbiamo preso anche i gamberi argentini, questi qua. Una confezione di salmone, questo qua è il filetto di salmone, e poi ho trovato la pizza, quella senza glutine, della linea Amo essere senza glutine, questa qua proprio dell'Eurospin, vedete? Poi ho preso la pancetta, questo trancio di pancetta, affumicata. E infine due yogurt alla banana. Adesso, siccome vi ho fatto vedere tutte cose che vanno in frigo e in congelatore. Sistemo queste cosine e torno subito perché, essendo andata anche al Conad, diciamo che le ho tenute in macchina per un bel po'. Quindi vado a sistemare queste cose, ma tra un secondo sono da voi. Eccomi qua, sono tornata. Allora, continuiamo con la svuota la spesa. Ho preso i fusilli di lenticchie rosse. E sono al 100% vegetali, quindi vanno benissimo anche per chi è intollerante al glutine. E infatti, vedete, c'è proprio il simbolino. E come ingredienti hanno soltanto la farina di lenticchie rosse da agricoltura biologica e basta. Non le ho pagate nemmeno tanto perché mi sembra che venivano 1,69 euro. Non vorrei sbagliare perché veramente ho preso tanta roba e non mi ricordo. Comunque ho preso questi qui che sono i fusilli e non vedo l'ora di assaggiarli. Ho preso anche i cereali, questi sono i cornflakes, quindi sono al mais e io li adoro veramente, cioè li mangio praticamente ogni giorno. Poi ho trovato il nocciolino da Eurospin, questo qui. Vedete? Quindi lo dobbiamo provare, lo proverà Christian perché io non lo posso bere perché sono intollerante alle nocciole, comunque poi vi saprà dire lui. Abbiamo preso il pan bauletto, questo qui che è per Christian, ai cereali e soia.
ho preso anche le capsule, queste qui, che sono, è il caffè normale, questo è l'espresso. Poi, sempre per Christian, le fette biscottate ai cereali, un pacco di patatine classiche, queste qui. Per me invece ho preso il pan bauletto della linea Amo Essere Senza Glutine, questo qui, e ho preso anche la pasta, queste qua sono le pennette, sì, sono le penne rigate al mais e riso, sempre senza glutine. Ho preso poi le olive verdi, queste qua, sono buonissime. Due scatolette di tonno al naturale. E poi, sempre per me, ho preso questi cracker, sempre della linea Amo Essere Senza Glutine. E anche questi sono al riso e al mais. E poi ho preso i sacchetti gelo, questi qua sono quelli grandi, non riesco a capire perché non trovo mai quelli medi da Eurospin, ci sono soltanto o i grandi o i piccoli, comunque ho preso questi qua che sono i grandi. Ho preso il vino, quello bianco, da usare per preparare comunque dei piatti che necessitano comunque di un po' di vino per andare a sfumare, per andare a insaporire un po' di più i piatti. Poi ho preso la passata di pomodoro, questa qui, nella confezione, vedete, media, così non andiamo a sprecare troppo prodotto. Poi succo di frutta alla pera, latte della linea Amo Essere Senza Lattosio. Ho preso il latte di riso, vi avevo detto che non mi piace, però in realtà vorrei togliere anche proprio il latte normale perché anche lì c'è un pochino di intolleranza e quindi niente, voglio abituarmi a bere questo, anche perché anni fa, tipo 4-5 anni fa, comunque lo bevevo un sacco e mi ero abituata al sapore, perché poi è proprio un fattore di abitudine, quando il palato si inizia ad abituare a sapori diversi, poi si mangiano tranquillamente. Comunque, latte di riso, succo di frutta alla pesca e al mango, e poi c'è anche il latte, quindi questo secondo me è molto molto buono. Un altro succo di frutta, questo qui è quello al mix di frutti, al 100% frutti tropicali, e poi un altro succo di frutta alla pera. Qui abbiamo lo zucchero di canna, questo qui, e lo zafferano. Ho preso 3 bustine, quelle lì che trovate nel percorso cassa. E poi per Christian abbiamo preso il latte, queste sono 6 bottiglie di latte. E quindi questo è tutto ciò che abbiamo preso da Eurospin. Adesso vi mostro la mini spesa del Conad. Allora, abbiamo preso le fragole di origine Italia. Eccole qua. Ve le faccio vedere più da vicino. Hanno un profumo, ragazze. Poi ho trovato le gallette di grano saraceno, queste qui. Comunque al Conad devo dire che mi sono trovata molto bene. Anni fa, quando abitavo, diciamo, in un'altra città, andavo solo e sempre al Conad. Qui invece, non lo so, si usa più andare alla Coop, non lo so perché, poi magari mi sbaglio. Comunque ci troviamo più alla Coop in questo momento, però devo dire che anche al Conad si compra veramente bene. Magari fatemi sapere voi in quale supermercato andate, perché non ve l'ho mai chiesto, quindi scrivete giù nei commenti che sono curiosa. Ho preso poi l'insalata e abbiamo 2 confezioni, vedete? 2 confezioni, questo qua è l'iceberg. Pomodori, ho preso secondo me 1,5 kg quasi di pomodori. Poi al Conad ho trovato questi grissini senza glutine, senza frumento. Poi ho preso le banane, ho preso l'olio extravergine di oliva, questo qua della Bertolli, la marmellata di pesca, questa qui, e poi ho preso la mozzarella di bufala.
E poi per Christian i Kinder Paradiso, che sono buonissimi. Allora, non mi ricordo se vi ho detto i prezzi, ma secondo me non ve li ho detti. Da Eurospin ho speso 110 euro, ve lo faccio anche vedere. Scusate se a volte non vi dico i prezzi, ma mi dimentico. Comunque, 110 euro da Eurospin e 28,24 euro al Conad. Quindi questi sono i prezzi di questa spesa. Io spero che questo video vi abbia tenuto più che altro compagnia. Sapete che comunque con i miei video cerco di darvi compagnia, ecco, più che altro. Tante di voi proprio me lo scrivono ogni giorno anche su Instagram e poi ogni giorno siete praticamente con me, perché tra i commenti dei vecchi video oppure su Instagram comunque vi sento sempre, e io vi ringrazio tantissimo per tutto l'affetto che ci trasmettete sia a me che a Christian, e grazie proprio per essere così come siete. E quindi non so dirvi altro che grazie veramente dal profondo del mio cuore. Scusate se rispondo sempre in ritardo oppure sì, appunto, faccio fatica a rispondere sempre subito a tutti, però veramente tra il lavoro, comunque anche il girare video che impiega tempo e la vita comunque che normale che c'è da vivere, si fa molta fatica, quindi sappiate, ecco, ve lo dico in video, che voglio bene a tutte voi e grazie per esserci sempre. Io con questo video vi saluto, ci vediamo presto con un nuovo video. Questa per me sarà una settimana super super intensa, perché al lavoro farò un pochino di più di ore, quindi veramente speriamo di vederci presto. Comunque io vi auguro una buona settimana e vi mando un bacione enorme e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!